Ciao, ciao. Allora, eccoci qua. Concludiamo ancora, vediamo i segnali di divieto. Ah, in questa piccola parola cos'è il segnale di divieto? Di sosta. Allora, vediamo la differenza con gli altri segnali, che sono note importanti. Allora, intanto, questo segnale in un centro abitato ha una validità. Vale dalle 8 alle 20. Ok, nei centri abitati, fuori dai centri abitati 24 ore su 24. Non solo, il segnale termina anche al primo incrocio. Cosa vuol dire? Che se io arrivo da quella strada e giro, che ne so, a destra, il segnale me l'hanno messo lì a sinistra, e come faccio a sapere che c'è un divieto di sosta se non me lo rimettono? Per cui, se non viene ripetuto, il divieto non esiste più. E poi il divieto vale solo dal lato della strada in cui viene posto. Che vuol dire? Immaginiamo, senso unico, ok? Mettono il segnale sul lato sinistro, vuol dire che a sinistra non puoi sostare, ma a destra sì. Attenzione, sto dicendo divieto di sosta, la fermata se può fa, ok, si può fare. Poi sotto metteranno una serie di pannelli che andremo poi a vedere, da quello che indica. Ok, ad esempio, questo no? Dice vale solo per gli autobus, per gli altri no, questo qua sotto, vedete? Oppure vale solo per questa categoria, o ancora vale sì dalle 8 alle 20, ma nei giorni lavorativi, oppure vale dalle 8 alle 20, ma nei giorni festivi, non davanti ai cimiteri, giorni festivi con questo qua sotto, vedete che se ne dà malapena, cambio orario o rimozione coatta. Coatta non vuol dire che stanno arrivando quelli di Roma i coatti, no, no, coatta vuol dire rimozione forzata, quindi la portano via, via. Per cui attenti al divieto di sosta. O naturalmente lo metteranno anche con questo, in quegli orari vengono a fare le pulizie, quindi non potete parcheggiare. Con questo, in questi orari non si può parcheggiare, in questi orari sì, flessibile. In quest'altro, divieto di sosta, perché quello è un passo carrabile, eccolo qua, non si può stare perché se no parcheggiare, la fermata si può fare, ragazzi, la sosta, oppure perché quello è uno spazio riservato a disabili. Ma se qui ci metto, che ne so, divieto di sosta perché il parcheggio è per domenico, che sono 95, potrò parcheggiare io e nessun altro. Ecco, quindi in questi casi dovete controllare sempre lo spazio qui di fianco a chi è destinato il divieto di sosta. Vediamo un po' qualche domanduccia piccola, piccante, 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 piccante. No. Ho sbagliato cartello, aspettate un attimino, mi ero un attimino flashato, eccolo qua, qua che ci sono un pochettino di domandine belle, belle, brutte, brutte. Mi dimmi, cavolo, aspetta. Oh, vediamo qual è il pannello AB, eccolo qua. Se è integrato con pannello B, indica una zona in cui vige divieto di sosta. Più facile di così se muore. Va bene, ragazzuoli. Alla prossima clip, mi raccomando, fate i quiz con la Z di Zorro.